Allora, Lorenzo Fiorucci, un 2-2 rocambolesco, però in parte annunciato dall'andamento della partita già nel primo tempo e poi nella ripresa. Beh, buonasera, hai detto tutto. Perugia è partito fortissimo. Quel gol preso su una seconda palla, sul rinvio corto di Volta, ha un po' cambiato le carte in tavola sul piano psicologico, secondo me, per il Perugia. Invece di reagire e cercare di chiudere la partita già alla fine del primo tempo, non è riuscito ad avere quella forza per concretizzare le tante occasioni anche che ha creato in contropiede. Poche occasioni nitide, però le ripartenze c'erano state, poi sotto porta non è stato così preciso. Poi nella ripresa ha sfiorato il 3-1 e nell'azione poi susseguente è venuto fuori il gol che ha portato il Pisa sul 2-2 su un calcio di punizione, ancora un calcio di punizione. Però il Pisa ha meritato perché in classifica è arrivato da ultimo e ha giocato una partita con grande cuore contro un Perugia che onestamente ha un po' sprecato una grande occasione per rimanere lì attaccato al Benevento, che invece questa sera ha battuto la Ternana e poi c'era anche l'occasione da sfruttare per avvicinare di nuovo il Verona, che ha perso. Quindi ha perso una grande occasione il Perugia. Onestamente, ecco, mi aspettavo qualcosina di più anche nella ripresa, un po' di cattiveria in più, invece ha gestito un po' la partita, sperando che, tenendo lontano dalla porta il Pisa, perché onestamente non ha dato nessuna occasione al Pisa, però si sa che nei calci piazzati qualcosa può sempre succedere. D'altronde anche i gol del Perugia sono arrivati da due angoli, quindi questa sera è stata una partita così. Se non vado errato, è la prima volta che si fa recuperare due gol il Perugia quest'anno. Dall'ultima in classifica che aveva segnato meno di tutti, però che c'aveva anche una bella difesa e ha preso due gol in pochissimi minuti. È un'occasione persa. Diremmo alla fine un campionato perfetto, perché si sono viste tutte quest'anno col Perugia. Grazie, ringraziamo Lorenzo Fiorucci del Corriere dell'Umbria. Allora, Daniele Sborzacchi, Umbria 24. Daniele, questo 2-2 non è frutto del caso, il Perugia ci ha messo veramente del suo. Perché soffriamo sempre queste squadre che giocano alla garibaldina e non troviamo mai la quadratura? Beh, perché fondamentalmente questa squadra non è che in 6 partite, quelle positive, anzi 7 con quella di stasera, ha cambiato completamente il modo di approcciare la partita. Rimangono dei difetti, per così dire, atavici, che sono quelli tipici di questa squadra, che sta facendo bene, però in determinate situazioni purtroppo soffre ancora di grandi amnesie, soprattutto in difesa, e si è visto questa sera. Brutta partita, c'è tanto rammarico, perché avanti di 2 gol sicuramente sarebbe stato un bel bottino questa sera, considerate anche i risultati maturati. Però in fin dei conti, purtroppo, quello che si temeva, ovvero da quando il Perugia ha subito il primo dei 2 gol, poi c'è stata tanta confusione, un po' di idee annebbiate, una squadra che non è riuscita insomma ad esprimersi come aveva abituato in altre circostanze, perché evidentemente ancora resta qualche difetto che non se ne vuole andare via. Ma è un problema anche di condizione fisica, secondo te? Beh, questa sera francamente ho visto una squadra meno pimpante, quello è vero. Non so anche se per merito del Pisa, che ha impostato una partita sull'agonismo, sulla grande difesa, sul ribattere tanti palloni, però ha lasciato tanti spazi. Però questa sera il Perugia ha sbagliato tanti passaggi, più che l'aspetto fisico. Ho visto veramente tanti errori, soprattutto nei passaggi. Questo sicuramente è un po' preoccupante, perché si era visto in poche altre circostanze. Un'ultima domanda su Bucchi: secondo te le ha azzeccate tutte? Io non avrei, ti dico la verità, non avrei rimesso Dezzi, perché mi è sembrato un po' avulso, insomma, in questa partita. Però evidentemente voleva
credo rimettere un po' in palla un giocatore molto importante. Io avrei aspettato magari qualche minuto in più, perché comunque il Pisa, con tutti i suoi difetti, dava la sensazione di poter credere fino alla fine nel raggiungere il risultato, perché non dimentichiamoci che è una squadra che fa della grinta, dell'attaccamento, insomma, la sua grande caratteristica, e lo ha dimostrato trovando un bel gol, forse anche meritato. Grazie, grazie a Daniele Sbozacchi di Umbria 24. Sono sempre un po' puzzato. Corrado lo sito, messaggero, Corrado. Partiamo dalla fine, un gol da una punizione a tre quarti, forse subirlo a 4 minuti dalla fine è troppo, e questo è un aspetto, come dire, episodico, però prima c'è anche una partita che il Perugia ha giocato in affanno, lungo, sfilacciato, non è mai riuscito a trovare la quadratura dopo il 2-1 del Pisa. Guarda, personalmente mi ricordavo adesso come io già sabato scorso, se vi ricordate, avevo insistito con Bucchi su questo fatto. Noi troveremo una squadra diversa, una squadra che non ti fa giocare, che ti aggredisce molto di più del Vicenza, ma evidentemente non è stata partita preparata bene. Sei stato fortunato ad andare in vantaggio due gol, ti sei abbassato inspiegabilmente e è stata gestita male dal punto di vista tecnico, tattico, una ripresa contro una squadra che bastava alzare un po' il baricentro, avresti messo in difficoltà. Pessima la prova del portiere e due errori che pesano, secondo me due errori grossi, soprattutto il secondo. Non è nuovo, è successo già lo scorso campionato, purtroppo, però ci sta al pareggio, ti sei un po' suicidato e peserà nel proseguo del campionato, perché questo tipo di squadra il Perugia le soffre. L'ho detto in tutte le salse, sono trasmissioni, ma non è che sono un fenomeno, semplicemente è pragmatismo, a capire. Bastava affrontarla diversamente questa squadra, perché sul piano tecnico il Vicenza è anche più forte del Pisa, secondo me, solo che tatticamente gioca meglio il Pisa. Dovevi tenere la squadra più alta, dovevi impedire al Pisa di fare questa reazione di orgoglio, e alla fine c'avevi la partita in mano tranquillamente. Gestione anche sbagliata dell'allenatore, su tutti i cambi sinceramente mi lasciano perplesso, e purtroppo oggi è un pareggio molto pesante. Giustamente Lentella, queste altre squadre si avvantaggiano, adesso a Trapani dovrai fare il risultato, però il livello della squadra è questo fondamentalmente. Cioè siamo nei canoni? Sì, c'è una squadra che più di tanto non è in grado. Purtroppo non hai giocatori in grado di farti la differenza. La squadra dipende da 4-5 giocatori che possono essere Guberti, Dezzini, Castro, Di Carmine, finché vanno, poi altrimenti tutto si paga. Oggi, ripeto, oggi molto male il portiere, lasciamelo dire, perché sono due errori, soprattutto il secondo, sinceramente inspiegabile, rimasto fermo. Abbiamo già nella scorsa fine campionato ha denotato un certo calo di forma, non è questione di uscite, non è questione proprio di tecnica, e purtroppo l'abbiamo pagato cara, una partita che secondo me tranquillamente potevi portare a casa, fermo restando, ripeto, che ci sono squadre superiori al Perugia in questo campionato, è inutile negarlo, ci sono, però sicuramente oggi era una chance grossa, dovevi capire dal primo tempo qual era l'area che tirava. Probabilmente è stata rimessa male in campo la squadra, c'erano giocatori non in condizione, e adesso vediamo, col Trapani è una partita durissima secondo me. Grazie, ringraziamo Corrado Losito del Messaggero. Elio Claro Bertoldi, Corriere dello Sport. Allora Elio, un 2-2 quasi annunciato da quello che si è visto già dopo il 2-1 del Pisa, perché Bucchi non è riuscito a trovare una contromossa? Ma intanto perché le sostituzioni non sono state adeguate, nel senso che né Terrani né tantomeno Dezzi hanno fatto qualcosa di più di chi li aveva preceduti, anzi Dezzi ha fatto qualche giocata, ma credo che la partita in quel momento bisognasse leggerla per come stava andando, cioè cercare di rispondere sul piano fisico a chi l'aveva messa su quel livello, perché non abbiamo corso mai, diciamo, rischi difensivi per la porta, però abbiamo dato un pochino troppo spazio al centrocampo agli avversari. Invece Gattuso, che aveva rivoluzionato la squadra all'inizio, poi ha saputo trovare le mosse giuste, non so se fortuna o lucidità dell'allenatore. Certo, sinceramente ancora non mi so spiegare come si possa buttare via una partita così, perché dopo 10 minuti stai sul 2-0, insomma, credo che se fossero stati così lucidi di gestirla meglio contro una squadra che era stata rivoluzionata, all'inizio ho visto che nemmeno sapevano tenere gli spazi nei primi minuti tra di loro,
invece si sono ripresi, e devo dire che è stata una squadra coraggiosa. Bisogna abbassare il cappello davanti a una partita di questo genere. Purtroppo questa è stata una brutta botta, non perché sia finito il campionato, tutt'altro, insomma, i risultati non è che ci sono venuti completamente contro, però certo, vincere oggi sarebbe stato portarsi a 4 punti dal Verona, che è terza, e quindi sarebbe stata una bella prospettiva. E niente, Perugia dovrà andare a cercare di fare punti a Trapani. Senti, Bucchi qualche errore l'ha fatto, sì. L'ha fatto, ma io non gliela darei addosso le bastonate per queste scelte. Probabilmente avrà visto, se lo ha fatto giocare, si sarà reso conto in settimana che Dezzi poteva tenere botta, invece non l'ha tenuta. Purtroppo il melone gli è uscito bianco. Grazie, grazie a Elio Clero Bertoldi, Corriere dello Sport. Yeah.